Buongiorno a tutti, sono Chiara Guglielmini di Ready System e vi do il benvenuto al webinar di oggi dedicato all'esperienza di custom con la tecnologia Nutanix. Prima di iniziare, do soltanto alcune informazioni logistiche. Vi abbiamo disattivato i microfoni per evitare rumori di sottofondo. Comunque, per parlare con noi, potete utilizzare la chat. Al termine degli interventi dei relatori è prevista una sessione di domande e risposte, durante la quale potremo dare seguito, insomma, a tutte quelle che possono essere le vostre richieste di chiarimento o di approfondimento. Ok, grazie mille. Allora io passo subito la parola a Matteo Gazzotti. Buongiorno a tutti, grazie Chiara. E ho il piacere di introdurre l'evento di oggi, che in questa oretta e mezza, insomma, percorrerà non solo la tecnologia Nutanix in senso teorico, ma avremo anche un importante intervento dell'azienda Custom con il suo IT manager proprio per descrivere in pratica quello che ha fatto. E conosco alcuni di voi, non tutti, quindi in due parole, insomma, vi dico di cosa mi occupo in R&D. Mi occupo di prevendita tecnica per l'area data center in cloud. Di fatto, tra i miei compiti vi è anche quello di illustrare tecnologie, oltre che poi quelle di posizionarle in base alle esigenze e analisi che facciamo presso i clienti, dimensionare i sistemi per poi passare al delivery invece l'implementazione, cosa che avvenuto ad esempio proprio per il progetto Custom. Avrei voluto sicuramente accogliervi magari nella nostra sala conferenze, offrirvi il caffè, stringervi la mano a fare due chiacchiere. Non è possibile, non è ancora possibile, diciamo, in questo lento rientro alla normalità. E quindi, diciamo, passiamo ai contenuti e all'agenda di oggi, insomma, in attesa che invece possa poi vedervi di persona. E sui contenuti, invece, diciamo, non abbiamo fatto compromessi. Diciamo che al di là della introduzione, dove per qualche minuto vi parlerò brevemente di chi siamo e di RD System, ma soprattutto dei perché e della partnership a valore con Nutanix, perché abbiamo scelto Nutanix tra i nostri partner e su questo, diciamo, spenderò qualche parola che credo sia utile per chi vuole approcciare la tecnologia. Qui avremo tre sessioni, di fatto, e la prima tenuta da Nutanix, Samuele Cerutti, e andrà a vertere su quello che sono i valori fondanti, i pillars, diciamo, della tecnologia Nutanix, con particolare riguardo a tutti quelli che sono le feature, diciamo, le implementazioni per realizzare un private cloud. E questo è sicuramente propedeutico, a livello più teorico, per andare poi nella pratica l'intervento di Luciano Borsato, che è il manager Custom, azienda di Parma altamente tecnologica, che ha scelto la tecnologia Nutanix e la partnership con RV System per implementare interessanti miglioramenti della propria infrastruttura IT. Quindi lascerò poi la parola a lui, però parleremo di disaster recovery, parleremo di virtualizzazione di SAR, parleremo quindi di consolidamento, semplificazione, insomma, parleremo di diverse cose e appunto, sicuramente è bene ascoltarlo da un cliente, insomma, rispetto magari da me ora. E infine l'ultima sessione, e sempre a cura di Nutanix, questa volta tenuta da Adriano, De Cicco, e andremo a sviscerare due use case particolarmente importanti. Uno è quello del Remote Office, Branch Office, dove andremo a vedere quali soluzioni Nutanix può mettere in campo per la semplificazione e la gestione di questa tipologia di data center, di mini data center, e poi la parte VDI. Di grande attualità, ovviamente, in realtà anche prima del coronavirus è sempre stato interessante poter lavorare da qualsiasi luogo con qualsiasi dispositivo in sicurezza, sia su applicazioni Office ma anche su applicazioni 3D, CAD, e vedremo anche qui come Nutanix può, con diverse opzioni in maniera molto flessibile, affrontare questi use case. Bene. E alla fine, come anticipato Chiara, avremo una sessione di domande e risposte dove, insomma, cercheremo di rispondere a tutte quelle che sono i vostri dubbi o richieste di approfondimento, qualora non fosse possibile, comunque tutto verrà registrato a livello di domande, quindi daremo seguito in ogni caso.
trovare su QRD System, in realtà ho selezionato solo una slide riassuntiva dei numeri, che non leggeremo tutti, il numero però, i numeri che a me fanno, diciamo, più piacere, mi rendo un po' più fiero, un po' è il fatto che il numero di professionisti è continuato a crescere nel tempo, siamo oltre 60, 65. E l'altro numero che per me è importante sono gli anni di presenza sul mercato, perché in oltre 20 anni possiamo dire, a onor del vero, che ne abbiamo viste tante tecnologie di software, hardware e anche di modelli architetturali per lo sviluppo dei data center. E quindi quando investiamo su una partnership, insomma, lo facciamo, diciamo, con una certa cognizione. Ne valutiamo soprattutto la Vision. Nutanix, senza dubbio, è una delle partnership che negli ultimi anni è cresciuta di più, perché è una Vision, cercheremo di spiegarlo in questi minuti, in quest'oretta, e per noi molto, molto calzante con quello che è l'evoluzione delle esigenze delle aziende, perché alla fine poi la vera Vision è la Vision utile alle aziende. Queste sono le nostre tre aree di estrema sintesi di competenza. Vedete in alto i software per il business, dove ci occupiamo dello sviluppo o di software customizzati o di verticalizzazione di portare, sempre con il printing principale della gestione dei processi. E alcuni verticali anche molto specifici su quelle che sono la gestione di commesse complesse per nicchie importanti del manufacturing, dell'oil and gas, ad esempio, piuttosto che di portali di processi più generici, può essere SharePoint, quindi sempre incentrato comunque sui processi e sui workflow. L'area di cyber security, un'area in forte espansione, negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, è cresciuta parecchio, poiché da sempre ci occupiamo di quello che è la sicurezza intesa come sistemi di difesa. Ma ci siamo accorti nel tempo, e per fortuna anche con la maggiore sensibilità che vediamo nelle aziende, doverci concentrare anche su aree più specifiche di monitoraggio e partnership specifiche, anche per andare a trattare la security come attacco e non solo come difesa. Quindi tutte queste scelte, anche in questo caso di partnership e di brand molto specifici, vanno a rafforzare quest'area sicuramente in crescita. Sulla destra vedete l'area a cui faccio riferimento io, data center in cloud, anche qui in forte evoluzione in questi 20 anni, è un'evoluzione più continua perché il processo è più graduale, ma mano a mano che le aziende manifestano esigenze, che possono essere l'aumento della resilienza, che possono essere non solo quindi legate alle prestazioni, ma anche al consolidamento e alla gestione, e qui è più importante avere sicuramente una visione chiara e sicuramente pluriennale. Okay? Non tanto andare a risolvere una singola esigenza, ma quella di avere una visione complessiva, che è quella che senza dubbio ha Nutanix nel proprio DNA. Parlando di data center in cloud, questo è una slide che da sempre un po' riassume quello che è il concetto di data center tradizionale, diviso, se vogliamo, in blocchi per semplicità, quindi lo strato di networking, di comunicazione, network interno, network esterno. Virtualizzazione, consolidamento, rimangono ancora sistemi fisici, ovviamente, comunque virtualizzazione la fa da padrone, un'area di protezione del dato o più in generale protezione dei servizi, quindi andiamo da quello che è il backup al disaster recovery, al business continuity, quindi tutta quest'area che ha a che fare con la resilienza dell'azienda, fino alla gestione delle infrastrutture, lo strato di collaboration, che di fatto è lo strato meta-applicativo che permette poi di avere una comunicazione intra e extra-aziendale efficace. Tutto questo appunto è lo stack, se vogliamo, tradizionale, ma ormai da diversi anni si è affiancato quello che è la cloud proposition. Cloud è un termine molto ampio, quindi nel cloud può ricadere quello che sono servizi erogati in hosting o IaaS, come Infrastructure as a Service, ma ricade anche l'housing, dove io vado a esternalizzare il data center esterno per avere benefici, ma rimane una diversa modalità di erogazione dei servizi. E quindi in più generale parliamo di hybrid cloud solution, parliamo di multi-cloud, parliamo di una complessità che sicuramente è maggiore perché esce dal perimetro strettamente aziendale e tutto comunque deve essere gestito, ad esempio, dal punto di vista della sicurezza. Oppure vogliamo valutare, abbiamo sicuramente a portfolio soluzioni as a service, director as a service, backup as a service. Vogliamo sfruttare magari il long term backup
sfruttare la capacità di espansione del cloud. Quindi lo scenario è molto più ampio, insomma, di quello che era in passato. Noi nella V-System crediamo fortemente che bisogna cercare una big picture. Dobbiamo aiutare le aziende ad avere una visione e non a silos, e non l'idea di quindi risolvere una parte di questa problematica e trovare una soluzione per questo particolare, diciamo, quadrato e per un particolare quadrato, ma deve vederlo nel complesso. Questo è l'unico approccio premiante per quello che è il controllo, la gestione. E altra cosa che uscirà sicuramente anche dalle vostre considerazioni, uscirà anche dalle considerazioni che faremo dopo insieme a Luciano, in genere alle aziende è chiesto sempre più servizi, sempre più resilienza, sempre più velocità, più connessioni, più lavoro, in questo caso di remote working, smart working, ma con le stesse persone. E quindi l'efficienza qui non è una parola vuota, è effettivamente riuscire a fare di più con meno o comunque non più persone, ad esempio, più competenze. Quindi la semplicità è veramente importante, è un concetto concreto. Vedremo come si traduce e io qui ho provato a sintetizzare il perché della partnership con Nutanix Nervi System. Come dicevo, selezioniamo i partner, in questi 20 anni l'abbiamo sempre fatto in funzione di tanti parametri, sia tecnici ma anche strategici. Quindi, volendo riassumere i tre principali, diciamo, per quanto riguarda il primo, io sicuramente parlerei di un approccio che è straordinariamente flessibile. Cosa significa un approccio flessibile all'implementazione dei servizi? Il fatto, ad esempio, che Nutanix di fatto è software. Quindi, essendo agnostico rispetto all'hardware sottostante, io riesco a essere molto più flessibile in quello che è l'implementazione. Che vado a scegliere l'hardware che diventa in qualche modo una commodity perché le funzionalità sono espresse dal software. Sono espresse dal software a vari livelli, quindi rendo da un lato agnostico rispetto all'hardware e soluzione e dall'altro anche agnostico rispetto all'hypervisor. VM è un hypervisor sicuramente di riferimento, ma non sono obbligato a utilizzare VM, posso usare Hyper-V, posso utilizzare l'hypervisor di Nutanix in Ce lo posso fare perché voglio più libertà rispetto al vendor, lo posso fare per voler risparmiare anche licenze VMware. Comunque è sempre il concetto di slegarmi il più possibile e di essere meno locked in dalla parte hardware e anche la parte hypervisor. Il fatto che il cloud OS è pensato quindi per essere distribuito su una moltitudine di architetture mi permette anche di avere appunto cloud services perché il cloud è nativamente presente tra le modalità di implementazione di Nutanix. Quindi questo è un primo valore dell'implementazione flessibile che per me è molto importante. Poi i vantaggi nella gestione sia ordinaria, quindi il day by day, che in quella evolutiva. Allora, il fatto che, e torno sul concetto del non essere hardware locked, mi permette di avere un'innovazione continua. Significa che versione dopo versione di rilascio di Nutanix, io vado a incrementare, migliorare le funzionalità che ho. È molto diverso rispetto ad una tradizionale architettura storage based, dove per avere funzionalità magari nuove di file sharing o pensiamo a una nuova funzionalità di deduplica, ok, io devo di fatto sostituire lo storage, perché comunque l'hardware è proprietario, il firmware è relativo a quell'hardware, quindi per avere una certa funzionalità io probabilmente dovrò cambiare lo storage, tanto per semplificare un attimo un caso concreto. Con Nutanix no, perché tutto gira su, prendendo l'esempio on-premise, su server standard e le funzionalità sono implementate che software, quindi l'innovazione è continua. Questo è molto importante. E poi ho un'unica console, come vedremo, per gestire tutto il tipo di risorse, risorse storage, risorse computazionali, ma anche risorse cloud. La console Nutanix su questo è veramente pensata per essere semplice, qua torniamo ai concetti appunto dell'efficienza, quindi riuscire a fare di più, vedere di più, controllare di più con le stesse persone. E tutta questa semplificazione lato software si traduce in aggiornamenti più semplici. Perché la console riesce ad agganciarsi a livello hardware, a livello hypervisor in maniera nativa, e quindi è tutto più semplificato, coordinato, e quindi anche questo ha un vantaggio nel day by day, nell'operazione standard.
straordinaria. Infine, se parliamo di cloud, o meglio di multi-cloud, Nutanix l'ha effettivamente nel DNA. La DNA perché rappresenta nel proprio portfolio, sono presenti diversi servizi sviluppati attivamente as a service. Parliamo ad esempio di R as a service o di VDI as a service, quindi sviluppati direttamente nel cloud Nutanix. Io posso scegliere quindi se implementare magari in casa, posso implementarli via cloud o una commissione fra i due, perché appunto logica hybrid sono pienamente supportate e fanno parte della vision di Nutanix. Il fatto che sia pronto per le innovazioni, parliamo ormai di containers, parliamo di database come platform as a service, parliamo di framework per lo sviluppo di applicazioni IoT, tutte presenti nell'ecosistema, nell'arcobaleno che vedete sulla destra. Infine, il fatto che il modello sia cloud si traduce nel fatto che questa modalità di erogazione dei servizi, sia che sia private cloud, sia che sia public cloud, è pensato e presente nell'architettura Nutanix, nelle sue console. Questo è un assist al fatto che il modello private cloud è molto interessante ed è proprio quello che è stato scelto da Custom, che dopo verrà dettagliato, perché cloud è una modalità con la quale vado a usufruire i servizi e quindi è un concetto che deve essere alla base ed è assolutamente sviluppato e trova diverse declinazioni con Nutanix. Quindi io lascerei la parola direttamente a Nutanix. Samuele Cerutti è Senior Partner System Engineer di Nutanix, che appunto vi introdurrà i pillars di Nutanix con particolare riferimento poi alle sessioni successive, in modo che tutto sia unito da un filo logico, insomma, speriamo che sia il più chiaro possibile. Prego Samuele. Perfetto, grazie mille Matteo. In primo luogo è un piacere essere parte attiva di questo webinar. Sono Samuele Cerutti, come anticipato, sono partner System Engineer. Diciamo che mi occupo di studiare insieme ai nostri partner, in particolar modo con RV, delle soluzioni che non siano soltanto nuove, ma anche moderne. Il tema della modernità è estremamente importante e diciamo che in questo spazio andiamo a toccare con mano quello che è uno dei risultati della mia attività proprio insieme ai colleghi, ovvero quella di raccontare e di mettere in piedi le soluzioni che in realtà poi Luciano andrà poi a definire proprio con l'esperienza di Custom. Cosa importante? Abbiamo visto prima i dettagli dei numeri così importanti di RV, permetteteci di dire che Nutanix su alcuni tavoli spesso può suonare ancora come un nome un po' esotico e quindi l'idea è di darvi qualche dato che in qualche modo indica la nostra azienda. Vorrei puntare però gli occhi su alcuni elementi, per esempio quelli della nostra vision, in modo particolare puntare sul termine della semplicità che in qualche modo richiama l'invisibilità. L'idea di base è quella di ridurre quei task che sono comunque necessari all'interno del data center, ma spesso sono ridondanti, servono, come diciamo spesso, soltanto a tenere le luci accese, pensiamo per esempio agli aggiornamenti piuttosto che alle manutenzioni. Ma per mitigare, se vogliamo, quel fattore di rischio, in questa grafica in qualche modo vediamo i Magic Quadrant come punteggio, piuttosto che la parte dei Forrester Wave e anche il Net Promoter Score, che appunto servono un po' a indicare anche il connotato di Nutanix e, ripeto, a mitigare quel fattore di rischio, soprattutto per chi dovesse sentire per la prima volta il nostro nome. Passiamo a una cosa più vicina a quello che facciamo insieme ai partner quotidianamente. Perché modernizzare? Sappiamo che l'IT è uno di quei dipartimenti all'interno delle aziende che porta benessere a tutti gli elementi, a tutti gli stadi dell'azienda stessa. Tuttavia sappiamo anche che nei tempi moderni l'IT deve essere adatto a rispondere a tutte le esigenze aziendali e non autoreferenziato. Cosa intendo dire? Non deve essere un IT fatto soltanto di bit and byte, ma in realtà deve essere un IT in grado di mettere in piedi delle azioni che siano efficaci e soprattutto misurabili per il proprio business. Quali possono essere gli elementi per questo cambiamento? Tipicamente il tasso di innovazione che in qualche modo può essere portato sul tavolo. Spesso essere comunque innovativi vuol dire avere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, soprattutto quando l'IT è un assetto spendibile verso l'esterno.
Il secondo elemento è quello comunque di poter mostrare, se vogliamo, alla propria clientela, chiaramente il termine è usato ad ampio spettro, quelle che sono le caratteristiche e quelli che sono gli elementi che l'IT mette a disposizione per essere consumati all'esterno. E ancora una volta questo è un elemento più interno, però fondamentale per quelle aziende che in qualche modo non riescono a esportare la tecnologia verso l'esterno, la semplicità. Semplicità per le operazioni, il che vuol dire efficienza, il che vuol dire appunto meno tempo. Ancora una volta l'idea principale è quella di essere una parte attiva e non soltanto dietro le quinte. Una cosa importante è che questo cambiamento comporta delle sfide. Ovviamente, come anticipato, non si possono trovare nuove soluzioni affrontando un problema sempre dalla stessa prospettiva. Di conseguenza, alcuni ambienti sono comunque complessi perché hanno una serie di attività tipicamente manuali. E appunto ripetitive, dove comunque l'errore umano potrebbe condurre a situazioni indesiderate. Spesso alcune situazioni introducono dei silos e paradossalmente anche il cloud può essere un ennesimo silos nonostante la sua modernità all'interno dell'azienda. In qualche modo le aziende che devono rispondere a esigenze in modo tempestivo, sia per la parte reattiva, ma anche per la parte, se vogliamo, proattiva dell'attività, possono andare incontro a dei ritardi perché l'infrastruttura non risponde o perché l'infrastruttura pensata al tempo zero magari non è idonea al tempo più uno per rispondere a tale esigenza. Un altro elemento importante è l'aspetto della sicurezza. La sicurezza in qualche modo è legata non soltanto a quello che viene fatto a livello dei sistemi operativi, ma a tutte le sue parti. Quindi provate a pensare ad avere tanti elementi in movimento all'interno del data center, mantenere sicuri questi ultimi e soprattutto verificare che la sicurezza sia trasversale e supportata da tutti gli elementi, sicuramente è un costo, anche in termini di mero controllo, spesso potrebbe essere anche un task decisamente noioso da questo punto di vista. Se dovessimo andare a guardare la parte più infrastrutturale, attenzione che oggi parliamo sempre più spesso di scalabilità per la crescita. Qua possiamo vederla da due prospettive. La prima è la capacità di Nutanix in qualche modo di poter cominciare a inserire un cluster piccolo e poi eventualmente crescere. Questo vuol dire non dover fare acquisti importanti al tempo zero. E l'altra componente invece è quella di poter indirizzare la scalabilità per quegli ambienti che pensano di non esserlo, ma magari approcciando nuove tematiche, per esempio la parte di IT, si trovano comunque a dover affrontare il tema. Una cosa importante è che possiamo ulteriormente dire delle sfide è quella del downtime. Tipicamente una delle componenti più complicate all'interno delle aziende è quella di misurare quanto costa un downtime. Di conseguenza la capacità di poterlo ridurre, perché l'infrastruttura in qualche modo è estremamente distribuita, diventa un fattore chiave, anche perché anche se non sono in grado di dover quantificare quanto mi costa il downtime, cerco di prevedere o di prevenire questo tipo di attività. L'ultimo elemento, e in qualche modo anche Luciano ce ne parlerà, è quello dell'IT, sì, come investimento, come fonte di risultati aziendali, ma è sempre uno dei dipartimenti che hanno poche risorse. Poche risorse spesso vuol dire poche persone, ma anche poco tempo, poco budget per l'innovazione. E quindi se riusciamo a comprimere questi elementi e ridare risorse alle persone, ovviamente abbiamo raggiunto un obiettivo che secondo noi è di estremo valore all'interno delle aziende. Ok, però che cosa facciamo? L'abbiamo visto prima, se fosse un po' rapidamente, l'idea principale è quella di modernizzare. Modernizzare può essere visto in più dimensioni. In questa grafica, per esempio, parliamo della possibilità di poter scalare in qualsiasi ambiente, quindi a partire dal proprio data center, quello che definiamo on-prem, dove abbiamo costruito nel private cloud uno dei nostri pilastri in termini di anche risultati, ma chiaramente anche nel cloud. Non possiamo nasconderci dietro un dito, il cloud è una risorsa, di conseguenza, anziché farci sopraffare da quelle che sono le caratteristiche, in realtà possiamo esattamente sfruttarla. Una cosa importante che voglio puntualizzare in questa slide è che appunto possiamo partire da un'azienda che intende comunque sviluppare il proprio cloud privato, e come anticipavo è uno dei pilastri del successo di Nutanix in tutti i suoi casi d'uso, ma poi estendere questo tipo di elemento. Quindi quando si parla di ambienti distribuiti e scalabili, non bisogna soltanto pensare all'anistà nella propria data center, ma potrebbe essere un'esigenza di scalabilità per approcciare, per esempio, il disaster recovery. E quest'ultimo potrebbe essere anche offerto nei servizi cloud,
siamo messi basati su terze parti piuttosto che il nostro offering con XAI. O ancora una volta le aziende che devono approcciare noi processi, una volta la potevamo chiamare come Industria 4.0, qua invece possiamo parlare di IoT e di conseguenza abbiamo il massimo della distribuzione dal punto di vista del collocamento di quelli che sono gli elementi che producono dati. E se vogliamo tornare in un ambito più contestualizzato anche al nostro webinar, la parte di remote office e se vogliamo di small office, quelle che sono comunque la parte di robot. Una cosa che possiamo ulteriormente aggiungere è come lo facciamo. Chiaramente il come lo facciamo ancora una volta ricalca il termine della semplicità. Semplicità vuol dire minor parti in movimento e di conseguenza meno elementi da dover integrare, ma soprattutto la capacità di avere un unico software che permea i diversi layer, che ne consente un controllo in tutte le sue parti. Ovviamente questo genere di controllo è anche in funzione dello stack che si è scelto. Avete prima sentito Matteo che in qualche modo parlava della possibilità di poter scegliere in libertà il proprio stack hardware. Questo capita anche a livello di hypervisor e ovviamente ancora più intimamente sulle applicazioni che in qualche modo potete collegare o potete installare all'interno della vostra infrastruttura, pensando anche alle applicazioni cosiddette cloud native. Il software Nutanix, come anticipato, serve per costruire un cloud privato, ma chiaramente che può sfociare in un ambiente anche pubblico, quindi quello per poter abbracciare il canonico messaggio dell'hybrid cloud. L'idea comunque principale è quella di poter dare la possibilità al proprio IT di pensare all'applicazione, perché all'interno delle applicazioni e soprattutto nei dati che vengono generati, risiede il valore dell'azienda nella quale chiaramente state dando i vostri servizi. Una cosa importante è a questo punto come lo facciamo. Diciamo che da questo punto di vista, se nella slide precedente abbiamo anticipato il concetto di iperconvergenza, in questo caso ne esploriamo i principi. Diciamo che in primo luogo è un ambiente altamente distribuito e soprattutto questa distribuzione la guardiamo nei dati. Questo è un differenziante importante rispetto ad altre tecnologie. Un'alta distribuzione di dati vuol dire che in caso di fail abbiamo perso un elemento marginale per l'intera infrastruttura e questo porta ad avere una grande resilienza. Questa resilienza può essere condita con diversi scenari, quindi con un unico cluster all'interno del proprio ambiente o con più cluster. Chiaramente questo è un fattore di design ed è uno dei, se vogliamo, dei pilastri che in qualche modo permette a Nutanix e soprattutto ai partner come RV di poter costruire scenari adeguati alle esigenze del proprio cliente o del proprio prospect. Una cosa importante, oltre alla distribuzione dei dati, è che questa grande distribuzione viene comunque controllata da una management plane che in qualche modo è centralizzata, semplice da utilizzare e di conseguenza la semplicità di cui prima parlavamo a livello di infrastruttura, ripeto, minor parte in movimento, si trova anche nella console che in qualche modo è leggera, ha curve di apprendimento estremamente rapide e soprattutto non richiede di saltare da una parte all'altra per poter controllare questo quello che capita. Il software, come anticipato, è in grado di osservare quello che capita a livello di virtualizzazione e nel caso in cui si adotti la soluzione con il nostro hypervisor, anche un controllo completo e come dimostra la grafica, può scendere in modo verticale su tutti gli altri aspetti. Di conseguenza sul sistema, sulla componente di network e chiaramente sulla parte di storage che dal nostro punto di vista viene offerto come servizio annesso alla piattaforma. Ok, ma nella pratica questo cosa vuol dire? Per esperienza mia e in qualche modo portavoce anche dei colleghi di RV, abbiamo osservato che ogni azienda si identifica in uno o più pilastri di quello che andiamo a guardare. Quindi tipicamente una richiesta di maggiore semplicità, non tanto per l'installazione Greenfield, intendo dire partire da zero è facile in qualche modo non sbagliare, ma per tutta la manutenzione, quindi mantenere questa freschezza anche in tutti gli stadi evolutivi della propria infrastruttura. Avere un ambiente che sia comunque concepito a livello di web scale. È chiaro che scalare all'infinito o scalare come i grandi service provider rimane un dominio per questi attori, ma perché non poterci portare a casa questa opportunità? Perché non poter comunque fare leva su questi meccanismi che in qualche modo hanno fatto di questi grandi data center un pilastro del loro successo? Quindi fare sì che questo sia anche parte del nostro successo.
Le operazioni one click, l'abbiamo parlato in qualche modo prima, in passato alcuni task erano comunque nobili dal punto di vista del sapere all'interno delle aziende, oggi è più importante che le persone si concentrino sui flussi aziendali piuttosto che sull'aspetto tecnico di un'attività. E quindi l'operazione one click in qualche modo racchiudono quelle attività assolutamente routinarie che spesso occupano tempo e non trasmettono valore all'operatore che in qualche modo sta facendo un'attività di pregio. E l'ultimo elemento è ancora una volta la resilienza. Non possiamo prescindere dalla bontà del dato e dal fatto che questo sia sempre disponibile affinché un qualsiasi fallimento all'interno del proprio ambiente possa essere riassorbito senza downtime. E attenzione, quando parlo di downtime non parlo soltanto di un degrado dal punto di vista della fruibilità del dato, ma anche, questi sono quelli più antipatici, della perdita di prestazione. Spesso comunque il fatto che un servizio sia disponibile, ma al tempo stesso funzioni male, è comunque un qualcosa di significativo che può impattare il proprio business, soprattutto quando questo business è reso all'esterno, quindi fruibile da persone all'esterno delle aziende. Abbiamo parlato di iperconvergenza, però Nutanix è molto di più. In questo caso la slide è molto ricca di elementi, in qualche modo ho cercato di concentrare per dare un colpo d'occhio a quello che è il nostro portafoglio con tutte le soluzioni, ma anche con uno sguardo alla use case. In modo particolare oggi Adriano andrà a parlarne di due di queste use case, chiaramente facendo leva su quanto ci racconterà Luciano. Una cosa importante, Luciano andrà un po' più a fondo nella questione di quello che abbiamo visto, ma qua potete identificare altri casi uso. Di cosa abbiamo parlato in questi pochi minuti? Della parte che trovate evidenziata in blu, di conseguenza del layer della modernizzazione della propria infrastruttura. Però osservate quanti altri elementi possono essere esplorati. Quindi l'idea comunque è, attraverso anche il supporto di RD, di andare comunque a condire o eventualmente comprendere cosa si può fare con le nostre soluzioni, anche partendo da un piccolo tassello. Quindi se oggi decidete di modernizzare, in realtà vi aprite un mondo di soluzioni, sia per la parte privata, se vogliamo, con gli elementi hardware che trovate in calce a questa slide, ma anche per la componente del public cloud, laddove comunque questo rappresenti un vostro viaggio. Pochi istanti ancora, vorrei comunque rifocalizzarci su quelli che sono gli elementi primari della soluzione Nutanix e per quale motivo un'azienda deve pensare a Nutanix? Quindi questo per me è il messaggio come takeaway. In primo luogo, semplicità, semplicità nell'infrastruttura, quindi minore componenti hardware in movimento, minore integrazione, minore complessità nella gestione del ciclo di vita dell'ambiente, ma anche semplicità nell'adozione di un nuovo strumento. Quindi, per esempio, chi volesse convertire verso un'altra tecnologia di virtualizzazione troverà in HV un elemento estremamente facile da consumare. Intelligenza. Tutto quello che pilota il nostro ambiente, il nostro software, comunque è pilotato o gestito da un ambiente che è basato sul machine learning. Il machine learning ci permette di comprendere quello che sta capitando e fare analisi tipo trend analysis per comprendere quello che appunto potrebbe verificarsi, ma anche per fare analisi di tipo what if. E in ultima istanza, uno dei pilastri significativi di Nutanix è la resilienza, quindi la disponibilità del dato, sia in termini di suo consumo, ma anche in termini di prestazione. L'idea principale è di avere una piattaforma ibrida che in qualche modo possa aiutare le aziende a pilotare, a governare tutto il processo di trasformazione digitale per una piattaforma che va su tutto l'ambiente, cloud e on-prem, per poter comunque installare e utilizzare qualsiasi tipo di applicazione. Credo di avervi rubato abbastanza tempo, quindi per me è un piacere in qualche modo passare la parola a Luciano, che in qualche modo ci racconterà un po' la sua esperienza. Grazie, Luciano. Grazie a tutti, buongiorno a tutti, sono Luciano Borsato e da circa 10 anni lavoro in Custom come IT Manager. Ringrazio soprattutto RV e Nutanix per avermi invitato e avermi dato la possibilità di partecipare a questo webinar dove posso esporre la mia esperienza riguardo alla nuova infrastruttura Nutanix. Per iniziare vorrei utilizzare la frase del presidente della Custom, Carlo Stradi, come esempio di come Custom sia votata l'innovazione
e di conseguenza al mio reparto viene sempre chiesto di innovare, di dare supporto, ma sempre con la massima semplicità e con un occhio di riguardo al budget. Spiegare cosa fa Custom, scusate che non mi avanza. Un secondo. Ok. Spiegare cosa fa Custom in poche parole non è semplice. Custom nasce nel 1992 ed è stata fondata da Carlo Strada e Alberto Campanini, che sono ancora gli owner della Custom. I nostri prodotti sono tanti e fanno parte della nostra quotidianità. Li potete trovare dal sistema POS nei negozi, in molte catene di abbigliamento, in autostrada quando prendete il biglietto, in posta quando andate a pesare i pacchi, in aeroporto, quando andate a far spesa, ad un evento, eccetera. Diciamo che i prodotti custom vi circondano anche se voi in realtà non lo sapete o non ci fate caso. Tutto questo è supportato anche da una serie di servizi pre e post vendita su ampia scala mondiale, in quanto il custom vende in tutto il mondo, i suoi prodotti sono presenti in tutto il mondo e oltre a questo devono coprire tutti i mercati, anche perché ogni mercato ha delle fiscalità diverse. La soddisfazione dei clienti in questi anni ci ha permesso di crescere, di investire, di innovare, ed questo è molto importante, ma non solo, ultimamente sono arrivati anche dei premi come eccellenza aziendale e questo ci rende sicuramente onore, ci dà sicuramente la forza anche per investire nel futuro. Da come si vede in questa slide, Custom è iniziato nel 1992 e fino ad oggi ha creato diversi prodotti, ha creato diversi brevetti. Siamo partiti da delle stampanti da pannello fino ad arrivare ad oggi con delle soluzioni di Data Intelligence sicuramente molto performanti. Il fatturato custom, diamo un po' di numeri, attualmente diciamo nell'ultimo anno era 183 milioni di euro di consolidato con un aggregato di gruppo di 225 milioni di euro. Fatturiamo per lo più all'estero, anche se ultimamente si sta livellando 56% all'estero, 44% in Italia. I mercati sono retail hospitality, self-service industrial, public transport entertainment e lottery and betting. Abbiamo ad oggi intorno ai 680 professionisti, vendiamo in 76 paesi, siamo proprietari di 30 brevetti, abbiamo 5 stabilimenti produttivi, 15 mercati fiscali, come dicevo prima, la fiscalità è un problema sia da gestire che da mantenere nei vari continenti, in quanto ognuno ha la sua fiscalità, e produciamo 1,2 milioni di pezzi. Parlando sempre di numeri, scendiamo diciamo, nello specifico nel reparto IT, nel reparto che io gestisco. Attualmente diamo supporto come desk a livello mondiale a più di 700 utenti, abbiamo 5 sister company collegate a noi, abbiamo più di 1000 endpoint da gestire, una ventina di portali gestiti direttamente dall'IT, per esempio uno su tutti, la intranet. Gestiamo più di 2500 punti rete, sono sempre in crescita più di un migliaio di ticket annui. Abbiamo sviluppato un sito che si chiama Custom for You, che è un sito di pre e post vendita dove si possono scaricare driver, eccetera, eccetera, che ad oggi siamo sui 7000 accessi mensili, viene gestito direttamente dal mio reparto. Abbiamo più di 50 switch sparsi nel mondo, 25 email al giorno, un sito di DR, Disaster Recovery, un centinaio sono sempre anche qua in crescere di macchine virtuali e tramite un programma di gestione di monitoring gestiamo più di 3000 sensor e un centinaio di device. Il tutto ovviamente con un numero limitato di persone. Allora, entriamo un po' nel dettaglio della soluzione Nutanix. Siamo partiti da una situazione di server farm, diciamo classica, dove ormai la potenza di calcolo e lo spazio disco stavano diventando non adeguati a supportare la continua evoluzione di custom. Da qui è arrivata la richiesta della direzione di rinnovare la nostra server farm, aggiungendo anche un sito di DR.
ovviamente senza aggiungere il numero di persone che facevano parte del mio reparto. Quindi un problema anche questo. Andiamo in ordine. Il primo problema da risolvere era quello di eliminare le macchine IBM con un sistema X sulle quali girava SAP ECC e virtualizzarle. Questo per abbattere anche il costo del TCO. Solo di maintenance IBM davamo circa 60-70 mila euro l'anno. Il secondo era avere un'infrastruttura scalabile che mi permettesse di dar seguito alle richieste che sarebbero venute dalla direzione, sia in termini di crescita dell'headquarter, sia in termini di nuove acquisizioni. Custom negli ultimi 5 anni ha acquisito circa 4 aziende, se non ricordo male. Il terzo, la semplicità di gestione, visto il ridotto numero di persone che dovranno andare a gestire il tutto. La direzione è stata chiara, investiamo in tecnologia, ma il numero di persone all'interno del tuo reparto rimane uguale. Quindi con l'alto numero di ticket che abbiamo, si doveva trovare una soluzione in cui non si dovesse impiegare troppo tempo nella gestione della parte server, ma dovevamo dedicare le persone al supporto tecnico diciamo, al supporto tecnico dei vari colleghi sparsi nel mondo. Quindi a questo punto, avendo sentito parlare delle nuove server farm basate sull'iperconvergenza, abbiamo iniziato a informarci e abbiamo iniziato ad analizzare la soluzione offerta da Nutanix, che oltretutto mi garantiva la compatibilità con la virtualizzazione sia di SAP ECC, che è il sistema gestionale che utilizziamo adesso, e in futuro anche di SAP Forana. Abbiamo proseguito poi tutte le nostre analisi, tirando in ballo il nostro partner RV, e siamo arrivati attualmente a questa soluzione. Nella sala server dell'headquarter abbiamo 3 nodi che sono stati studiati e diciamo bilanciati anche in modo da poter reggere tutta l'infrastruttura anche con un nodo in failure. Nel sito DDR, dove abbiamo messo in collocation altri 3 nodi Nutanix, abbiamo utilizzato una replica sincrona dove abbiamo appunto le repliche dei nostri sistemi, un po' di tutto, diciamo principalmente di SAP e di altri programmi che per noi sono core e vitali all'interno dell'azienda. La frequenza con la quale facciamo le repliche si basa molto sull'importanza e sulle dimensioni dell'applicativo che andiamo a replicare. E qua posso dire che, diciamo, che la parte con RV non sono di parte, ma lo dico proprio, loro non lo sanno neanche, ma diciamo siamo stati molto contenti in quanto sono stato molto contenti in quanto si sono dimostrati molto capaci nell'individuare subito le nostre esigenze, sia in termini di budget sia in termini di soluzione tecnica. Diciamo che al primo colpo hanno azzeccato quello che a noi ne era necessario per poter svolgere le attività senza grossi problemi. I passi successivi. Allora, l'implementazione, scusate. L'implementazione è stata fatta, direi, in maniera molto, molto organizzata e fatta molto bene. La prima installazione del cluster è stata fatta on-premise e ci è voluto veramente poche ore. Sono state sballate, installate le macchine, è veramente un wizard di installazione molto semplice e in poche ore abbiamo installato il tutto. Abbiamo eseguito tutti i vari test funzionali in modo e parallelamente abbiamo iniziato la migrazione delle varie macchine virtuali senza dare, e questo è molto importante, nessun tipo di disagio agli utenti. Diciamo che gli utenti non si sono neanche accorti che noi stavamo migrando queste macchine. Dopo, una volta messo online la parte on-premise, abbiamo preparato e implementato l'infrastruttura del sito DDR. Sempre esplodendo i 3 nodi, installandoli. Una volta eseguito il primo allineamento on-premise qua nell'headquarter, abbiamo trasportato fisicamente i 3 nodi nel sito di collocation e nel giro di una giornata, viaggio compreso, abbiamo reso il sito DR attivo. Diciamo che il tempo che abbiamo impiegato nella slide è indicato 2 mesi, ma soprattutto diciamo che SAP di per sé ha impiegato
due settimane sullo SAP, quindi SAP escluso è stato tutto, diciamo, piuttosto semplice. Licenze che abbiamo utilizzate, poi nelle slide successive vediamo poi il perché, anche i tecnici Nutanix, poi i senior engineer di Nutanix lo spiegheranno, e Ultimate, in modo da poter utilizzare tutte le funzioni che Nutanix offre. Come diceva Matteo prima, Nutanix di per sé è un software e quindi era ovvio cercare di utilizzare tutto quello che la soluzione ci offriva. I vantaggi, molti di questi vantaggi li ho già espressi prima. Uno fra tutti poteva essere anche il fatto, è sicuramente il fatto di SAP. Prima c'erano delle applicazioni dei report che impiegavano anche 5 minuti ad uscire, quindi la gente era abbastanza frustrata. Ad oggi si sono ridotte a una quarantina di secondi. In generale, tutte le persone all'interno dell'azienda hanno notato un notevole miglioramento degli accessi alla rete, eccetera. I tempi di gestione, avendo un'unica dashboard dove possiamo gestire il tutto, sono notevolmente diminuiti. Questo per noi era un must, in quanto, come ho già detto prima, la direzione non aveva idea di inserire nuove persone all'interno del reparto, per cui non potevamo permetterci delle persone dedicate a gestire i server come facevamo prima, dove ogni giorno c'erano a fare delle operazioni manuali sui server, in più aggiungendo un sito DDR. Quindi ad oggi possiamo dire che quasi quasi ci dimentichiamo di fare manutenzione ai server. Ci accorgiamo solamente quando ogni tanto arriva una mail di alert, allora andiamo a vedere cosa è successo, ma altrimenti per noi i server sono lì che girano sia sul sito on-premise sia sul sito DDR. L'assistenza, questo è molto importante. Prima, se avevamo un problema sulla SAN, sulla parte di networking, eccetera, dovevamo chiamare più partner, più fornitori. Ad oggi noi ci rivolgiamo direttamente a Nutanix, e quindi per noi un interlocutore unico, e per noi questo è molto importante. In più, il supporto. Nella governance globale, per noi il supporto è stato fondamentale. Abbiamo necessità di avere, non abbiamo applicazioni critiche H24, però soprattutto per quanto riguarda SAP e lavorando con diversi fusi orari e con festività nazionali diverse, diciamo che noi quando abbiamo dei problemi abbiamo poco tempo per risolverlo, non dico nell'immediato, ma non è che ci diano tanto tanto tempo a disposizione per poterlo risolvere. Detto questo è quanto abbiamo fatto fino ad oggi. I nuovi step che ci eravamo un po' definiti con Nutanix, poi quello che è successo un po' tutto è stato rimandato, diciamo spostato, ma non annullato, semplicemente spostato. Ci sono tre punti principali. La prima di tutto è la valutazione della peer advisor di Nutanix HV. Ad oggi utilizziamo VMware Essential Plus, con due nodi. Se l'azienda continuerà a crescere come ha fatto in questi anni, dovremmo sicuramente passare a quattro nodi. Al momento in cui tu passi a quattro nodi, VMware ti dà, insomma, a livello di licenze, insomma, diventa una spesa importante. In quel momento lì, e probabilmente anche prima, andremo a valutare il passaggio a HV anche per un discorso di contenimento di costi e, perché no, anche per sfruttare una soluzione già interna al sistema. Stiamo valutando una soluzione VDI con l'XI Frame di Nutanix, quindi vorremmo entrare nel mondo VDI con Nutanix, per due motivi principali. Uno, cosa di questi giorni, soprattutto da parte di smart working, che ci ha complicato un po' la vita, in quanto molte persone da noi, specialmente al reparto tecnico, utilizzano workstation, utilizzano macchine di un certo tipo. Quindi la possibilità di non do alcuni hanno dei computer fissi in ufficio come diciamo, applicazione, come workstation grafiche. La possibilità di permettere a loro di lavorare da casa con un computer anche non performante, addirittura con dei tablet, e poter comunque svolgere il proprio lavoro sarebbe stata un qualcosa di super positivo in questo momento. Vedremo nel futuro di implementarlo. Altra cosa che, diciamo, stiamo valutando sempre per l'XiFrame
è il fatto che le persone, i tecnici, viaggiano all'interno delle nostre system company sparse nel mondo. Quindi questo comporta che se una persona parte, va in Cina e al primo giorno dovesse avere un problema con la workstation portatile, potrebbe quasi quasi prendere l'aereo e tornare indietro, perché il viaggio avrebbe poco significato. Avendo una VDI, avendo installato la soluzione X-iFrame, potrebbero in questo caso andare a prendere un computer anche economico, lanciare X-iFrame e a quel punto lì poter lavorare ugualmente. Quindi questa soluzione è una di quelle che andremo a vedere appena possibile. Altra cosa, avendo delle sedi remote, stiamo valutando dove diciamo comunque dobbiamo avere dei server di un certo tipo, stiamo valutando e analizzeremo nei prossimi mesi con Nutanix la soluzione di ROBO, Remote Office Branch Office, per avere un management centralizzato delle sedi senza dover, diciamo, avere presidio, soprattutto un'unica dashboard dove noi possiamo gestire il tutto. Per dare un'idea, questa è la dislocazione di custom nel mondo. E avremmo individuato nei due uffici americani, che per noi sono fondamentali a livello sia commerciale che di distribuzione, e nelle due sedi di produzione, presenti una in Brasile e una in Romania, delle possibili aziende dove andare a installare la soluzione Robo, mentre in tutte le altre aziende, con l'implementazione del server di Nutanix, siamo riusciti a centralizzare il tutto, è diventato praticamente l'headquarter, un centro stella, e senza che loro abbiano problemi, abbiamo tolto i vari server dalle sedi tipo di Milano, di Roma, Ancona, e ora arrivano tutti. Vengono tutti centralizzati, vengono tutti, diciamo, autenticati per i server centrali, grazie anche alla potenza di Nutanix. Ecco, questo è tutto. Vi ringrazio ancora per avermi permesso di partecipare. Lascio ora la parola ad Adriano De Cicco, che è System Engineering di Nutanix Italia, dove andrà a approfondire nel dettaglio le soluzioni che il nostro next step, diciamo. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie Luciano della tua presentazione. Sono Adriano De Cicco, System Engineer di Nutanix e approfitto appunto delle tematiche che Luciano ci ha passato per fare un piccolo approfondimento. Comincio dalla parte robot. Quello che mi preme dirvi in prima battuta è che proprio un po' come è stato anche anticipato sia da Luciano che da Samuele, non c'è un Nutanix piccolo e un Nutanix grande. Nutanix è una soluzione software che quindi va a gestire quelle che sono le risorse che noi gli mettiamo a disposizione. Qual è il vantaggio di questo? È che io ho un unico layer uguale su tutte le mie sedi, quindi non ho una difformità né nell'apprendimento delle persone che vanno a gestire questi ambienti, ma anche per quanto riguarda la complessità di gestione. Pensate a quelle appliance che sono per data center con un certo grado di configurazione e quelle che sono per il robot, che hanno una configurazione completamente diversa. Richiede un'expertise, una capacità di gestione del troubleshooting molto complessa. Con la soluzione Nutanix invece ho un layer unificato, ho la mia stessa esperienza sia a livello di esperienza utente sia a livello sistemistico e a questo punto io vado a gestire quello che sono i miei diversi ambienti come se fossero sostanzialmente uno solo. E questo avviene attraverso un'interfaccia che si chiama PrimCentral. PrimCentral è inclusa nella soluzione Nutanix ed è di fatto una virtual machine che si aggiunge al cluster e tipicamente sul sito ovviamente principale, perché questa va a collezionare le informazioni che provengono da tutti gli altri cluster e quindi ci permette, collegandoci a questa interfaccia, di sapere che cosa avviene sui cluster remoti, quali sono le attività che si sono eseguite, quali sono le performance che questi singoli server stanno erogando e permette anche quindi poi a livello centralizzato di andare a gestire quelle che sono tutte le operazioni che vado a fare. In maniera centralizzata potrei gestire tutte le mie virtual machine o fare degli aggiornamenti per quanto riguarda la mia componente infrastrutturale. Ultimo ma non ultimo, la componente di PrimCentral è anche quella che va a abilitare quelle che sono le funzionalità un po' più evolute, quelle che ci presentava Samuele nella sua ultima slide, compreso anche quindi la componente di multicloud e
che può essere particolarmente interessante per questo elemento di robo, anche andare a gestire quello che è la data protection tra i miei diversi siti. E vediamo come questa si cala nell'ambito robo. La soluzione Nutanix, come già detto, è una soluzione altamente resiliente che all'interno ha tutte le funzionalità per replicare i dati. Quindi se immaginiamo ad una sede remota e diciamo che le sedi remote possono anche essere costituite da un singolo server oppure da due server, oltre che la normalità, che sono i tre, come vi diceva Luciano precedentemente, nativamente Nutanix è in grado di proteggere i dati con delle snapshot. Le snapshot sono un punto di ripristino molto rapido in caso, ad esempio, di corruzione dei dati, un CryptoLocker o cose di questo tipo. Tramite sempre le medesime snapshot, Nutanix è in grado quindi di portare i dati verso il sito principale, tramite appunto una replica che può essere schedulata secondo le necessità, sia verso il sito principale, dicevo, oppure verso il cloud. Quindi io posso portare le mie snapshot come repository verso un public cloud, oppure addirittura utilizzare il servizio di disaster recovery di Nutanix che si chiama Xi-Leap. Se la connettività che io ho verso queste sedi non mi permette di trasportare la quantità di dati necessaria, posso pensare di utilizzare un single node target che di fatto è un nodo Nutanix capacitivo che prende le snapshot del mio cluster robo, piuttosto che utilizzare ovviamente una classica strategia di backup, quindi con un software che fa diciamo, copia dei dati su una piccola NAS. Mi ripeto, diciamo che la soluzione Nutanix Robo è semplicemente una soluzione che ha meno risorse in pancia, quindi CPU, RAM e storage, ma in termini di funzionalità è esattamente comparabile alle altre. E quindi passo rapidamente invece alla componente VDI, in cui c'è qualche elemento in più da presentare. Storicamente il workload VDI è un workload che ha sempre premiato le soluzioni ipercongergenti, come vediamo in quello che viene definito come on-prem, perché è la modalità classica con cui sono sempre state create le farm appunto per abilitare il desktop remoto. Quindi perché l'iperconvergenza ha avuto grande successo in questo ambito? Perché risolveva due problemi principali, quello del bootstorm, quindi quello delle performance degli storage, e quella che era l'espandibilità del cluster. Poi in una slide successiva entro nei dettagli di questo. Invece una nuova modalità che sta prendendo particolarmente piedi in questo momento è il concetto di desktop as a service e qui entra in gioco la soluzione Frame. Di fatto la soluzione Frame è un broker VDI come potrebbe essere la soluzione Citrix e VMware, ma è una soluzione che di fatto nasce e vive in cloud e abilita quindi la possibilità di sfruttare molteplici tenant in maniera, come dire, trasparente sia per l'amministratore sia che per gli utenti. La soluzione Frame quindi è in grado di distanziare le mie virtual machine, le mie VDI, sia su cluster Nutanix ma pure su dei public cloud, abilitando però la funzionalità che la mia VDI gira all'interno di una HTML5 standard. Quindi di fatto io utilizzo semplicemente un browser per poter utilizzare la mia VDI e questo rende particolarmente semplice l'abilitazione di una strategia che potrebbe essere anche quella del Bring Your Own Device. Faccio un piccolo deep dive tecnologico per spiegare perché le soluzioni Nutanix sono particolarmente indicate per l'ambito VDI. Come vi abbiamo più volte detto, la soluzione Nutanix è una soluzione hardware agnostica, quindi io scelgo dei server x86, ci inserisco dei dischi all'interno e posso ovviamente personalizzare quelle che sono le caratteristiche di questo server, quindi inserirci le CPU più adatte per lo user experience piuttosto che inserirci delle GPU e quindi vado a creare quello che è il mio cluster. Il cluster si compone di ovviamente il server, l'hypervisor di mia scelta che può essere HV, può essere SXI, può essere Hyper-V e la soluzione Nutanix che è di fatto questa virtual machine. Questa virtual machine mette a fattor comune tutti i dischi presenti all'interno dei server e crea quello che è un file server distribuito. Questo file server distribuito ha una peculiarità tecnologica molto interessante che è la data locality, che vi vado rapidamente ad introdurre. La data locality di fatto garantisce che Nutanix tutti i dati caldi delle mie virtual machine siano residenti all'interno di un singolo host,
dell'host in cui questa virtual machine sta funzionando. Ovviamente è garantita la replica dei dati per avere ovviamente la ridondanza e la security dei miei dati. Quindi tutti i dati hanno una doppia copia, ma una copia, diciamo, dei dati caldi è sempre presente sull'host in cui la virtual machine funziona. Ecco che se io penso a una normale funzionalità dell'ambito VDI, cioè i miei utenti arrivano in azienda, tutti alle 8 arrivano in azienda, accendono il PC, c'è quel problema che viene definito appunto il boot storm, quindi tante virtual machine che partono nello stesso momento. Ecco che Nutanix ha, tramite data locality e lo shadow cloning, cioè il posizionare in maniera automatica la gold image di tutte le mie virtual machine all'interno degli host e sfruttando solo i bus interni del server per creare il clone e l'accensione della mia virtual machine, di fatto io ho un'esperienza utente molto, molto, molto efficace. Quindi risolto il problema del boot storm, c'è il problema dell'espansione dei cluster. Perché, ad esempio, in precedenza c'erano solo i server sotto uno storage separato, a un certo punto all'aumentare degli host sarei andato in saturazione di quelle che sono le performance del mio storage. Ecco che invece in Nutanix, oltre che inserire CPU, RAM e storage, inserisco anche un ulteriore controller storage aggiuntiva, il mio sistema è in grado di scalare linearmente le mie performance e quindi mi permette anche di programmare quali sono gli step che io posso fare con il mio cluster. Quindi di fatto ho una condizione per la quale la gestione del mio cluster VDI diventa estremamente semplice, non solo per tutti gli automatismi che vi hanno descritto sia Samuele che Luciano. Un ulteriore dettaglio che non approfondirò sono delle funzionalità aggiuntive che possono essere aggiunte ai cluster Nutanix, che sono ad esempio la possibilità di avere una file server integrata, particolarmente interessante per l'ambito VDI, perché di solito agli utenti quando gli creo una VM gli devo dare anche lo spazio dove salvare i dati, e averla all'interno dello stesso cluster ovviamente offre dei vantaggi di performance e di latenza, e inoltre posso avere degli elementi di security se penso al nostro hypervisor HV pensando alla micro segmentation. Sono elementi che non approfondirò oggi, ma se di vostro interesse ovviamente potremmo fare degli approfondimenti. A questo punto passo al secondo step. Una volta spiegato perché Nutanix è un'ottima piattaforma su cui far girare le vostre VDI, pensiamo a perché è interessante Frame come broker da questo punto di vista. Logicamente Frame si infrappone come appunto broker ed è un servizio cloud, come vi dicevo, quindi non va manutenuto da voi, va semplicemente configurato. Questo servizio è in cloud, vi permette di stanziare le VDI su molteplici risorse, e se lo pensate in epoca di coronavirus è particolarmente potente come soluzione, perché magari io potrei avere esaurito le mie risorse in locale, avrei bisogno di accendere molti di più VDI, potrei accedere liberamente per il tempo necessario ai servizi di quelli che sono ad esempio i diversi public cloud. A questo punto la parte, diciamo che i clienti si vanno a concentrare su quella che è la componente di software, quindi che cosa vado ad erogare, quali sono le applicazioni che hanno bisogno i miei utenti per produrre ovviamente business. Quindi qui resta la componente di lavoro per quanto riguarda gli utenti. Approfondiamo un attimo quindi quali sono gli elementi che compongono Frame. Come vi dicevo, ho la mia VDI, accedo alla mia VDI tramite qualsiasi browser, posso utilizzare qualsiasi piattaforma per poter avere le risorse necessarie per far funzionare le mie virtual machine, posso sfruttare molteplici storage, quindi tutti gli storage in locale con protocollo NFS e CIS sono ovviamente supportati, ma ovviamente io posso configurare il mio sistema che i miei utenti, quando la loro VDI si genera, abbiano accesso a Dropbox o qualsiasi altra soluzione cloud. Poi vi faccio un esempio che vi spiega perché è molto interessante questo elemento. Ovviamente, essendo un elemento cloud, vado a gestire l'autenticazione dei miei utenti con degli elementi di strong authentication, quindi mi va anche un po' a semplificare quelli che sono i processi di security. Essendo la piattaforma già esposta in cloud, ovviamente io vado a ridurre quella che è la complessità della gestione della security lato aziendale. E la cosa più importante, tramite i Frame io posso andare a erogare praticamente qualsiasi applicazione. Vediamo logicamente come si compongono questi elementi. Frame è il mio gestore, come vi dicevo, il mio broker, gli consegno quelle che sono le risorse hardware che può utilizzare, identifico come andare ad autorizzare i miei utenti, può essere un semplice appunto username e password, ma ovviamente essendo un sistema, diciamo così dire, pubblico che nasce per quegli utenti che da remoto vanno verso l'azienda, gli elementi di strong authentication sono particolarmente interessanti. A questo punto
autenticato l'utente, Frame crea la virtual machine sulla mia infrastruttura e all'interno della Golden Age ci sono le applicazioni che questo utente può andare ad utilizzare. Considerate che ci sono due modi di erogare le applicazioni in Frame: o consegnare la VDI, il desktop completo, oppure consegnare semplicemente l'applicazione. A questo punto, quando io creo la mia virtual machine, indico anche quali sono le risorse storage che questo utente può utilizzare. Ed ecco che qui si mostra un po' la flessibilità di Frame. Io potrei creare la mia infrastruttura, ad esempio, all'interno di AWS, ma essendo che la mia azienda ha un contratto Office 365 e quindi ha dello spazio su OneDrive, potrei fare in modo che questo utente vada a salvare i dati su OneDrive. Questo è interessante, l'esempio che faceva Luciano, no? Dello sviluppatore che deve andare in Cina. E, diciamo che lo sviluppatore che va in Cina può sicuramente accedere alla VDI, quella che ha la sede principale di Custom, ma se ci fossero delle problematiche di connessione, potrebbe far partire la sua VDI su un tenant AWS, e se ha salvato i dati su uno storage comunque come dire, gestito, certificato dall'azienda, come può essere OneDrive, lui può avere un'esperienza seamless. E, come vi dicevo, si va di molto a semplificare quelli che sono i device che gli utenti possono utilizzare. Qualsiasi device che supporti un browser con l'HTML5, a questo punto può essere un device valido per sfruttare la VDI insieme a Frame. E se si contestualizza in un'ottica di bring your own device, io non installando nulla su quella che è il device del mio utente, di fatto non lo devo gestire. E non dovendolo gestire, anche questo, la complessità e il proliferare di quelle che sono le periferiche che sono in gestione del reparto IT vanno a calare di molto. A questo punto però qual è l'esperienza utente? Di fatto gli utenti dovranno andare su un sito, questo ovviamente è il sito demo di Nutanix, quindi frame.nutanix.com, nell'altro caso sarebbe frame.custom.com, e l'utente, dopo inserito username e password, vedrebbe tutti quelli che sono gli ambienti in cui lui può accedere. Ovviamente è l'amministratore che consegna agli utenti questi diritti. Nell'esempio che vi facevo prima, lo sviluppatore potrebbe avere un accesso verso quello che è il cluster in custom, cluster Nutanix in custom, però potrebbe avere anche una seconda zampa verso quello che è un public cloud, proprio per liberare la sua esperienza. O, se vogliamo fare un esempio diverso, è quello di uno sviluppatore che normalmente, quando fa lo sviluppo, una VDI 2D è più che sufficiente, quindi sfrutta le risorse che ha in azienda, però quando compila il software per velocizzare le attività si vuole noleggiare le risorse, dico un nome a caso, su Azure. Quel giorno quell'utente può collegarsi a quella macchina, fare le sue elaborazioni con quella macchina che ha delle risorse hardware specifiche, magari anche una GPU, e poi il resto dei giorni utilizzare una VDI normale. Questo, diciamo, l'utente, muovendosi tra quelli che sono i tenant a sua disposizione, semplicemente cliccando sull'immagine, avrebbe la sua VDI istanziata. E che cosa vedrebbe? Qui vedete che c'è il framework di Frame, quindi l'HTML5, il nostro browser con cui ci siamo connessi, e dentro c'è il browser della mia VDI. Sotto c'è i pulsanti di Windows. Qui è un'immagine rubata, diciamo così, ad una dimostrazione nella quale si faceva vedere che il sistema era in grado di reggere dei frame rate molto elevati, delle risoluzioni molto elevate. E quindi di fatto io all'interno del mio browser vado a gestire il mio desktop come se fosse un desktop normale. Sotto invece appare la barra di Frame, dove c'è sulla rotella, ci sono i classici login, log off, quali sono le performance e le latenze che ho, quindi anche ho un feedback di quello, se la mia connessione si sta comportando in maniera corretta, quindi se vedo dei rallentamenti mi fa capire se è colpa del PC o se è colpa della mia connessione. E invece sulla destra vedete quelli che sono, diciamo, un po' gli elementi un po' più tipici della virtualizzazione, quindi qual è il tipo di keyboard e quant'altro, ma anche quali sono gli storage che io ho connesso. In questo caso si vede che l'utente è stato concesso di connettersi con Box, ma non con la Google Drive. Sarebbe interessante farvi una demo, ma ovviamente per motivi di tempo siamo un po' in difficoltà.
Fortunatamente però Nutanix mette a disposizione degli ambienti pubblicati per poter fare dei demo indipendenti, però sono guidati, se vogliamo dire così. Sulla componente di Enterprise Cloud potete provare come PrimCentral e tutta l'automazione che Nutanix offre. Basta andare sul link, ci si registra, nome, cognome, un'email e via, ricevete una mail con gli accessi. L'ambiente è un cluster Nutanix perfettamente funzionante, dove all'interno, se volete, c'è un wizard che vi guida per fare diverse esercitazioni e quindi potete capire quali sono gli automatismi che Nutanix mi mette a disposizione per la gestione del vostro cluster. Altrettanto per la componente frame VDI, ci si connette e il sistema vi rende disponibile un desktop, credo che sia su AWS a Francoforte, per un paio d'ore. Quindi potete provare che cosa significa avere un desktop all'interno di un HTML5. Per quanto riguarda invece una demo di quello che è la componente della parte amministratore di Frame, contattate RVI e siamo a vostra disposizione per eventualmente farvi una demo dedicata. A questo punto io sono arrivato alla fine della mia presentazione e lascio la parola a Chiara. Grazie mille Adriano e ne approfitto per segnalare che i link che hai mostrato per i test verranno inviati a tutti i partecipanti in una mail successiva al webinar. Apriamo la sessione delle domande e delle risposte, ne sono già arrivate alcune e ve le leggo. La prima la indirizzo a Luciano perché riguarda la sua esperienza con Nutanix. Mi chiedono se le repliche sono sincrone o asincrone in virtù della banda a disposizione. Poi, insomma, se anche Adriano e Samuele di Nutanix vogliono intervenire, assolutamente si può. Dimmi tutto, Luciano. Allora, le repliche sono asincrone. Anche per una scelta nostra, non tanto per dei limiti tecnologici, in quanto diciamo che al momento noi poteva essere sufficiente questo. Diciamo che andremo a pensare delle repliche sincrone successivamente. Noi abbiamo due programmi che per noi sono critici, sono appunto SAP, come menzionavo prima, e Jira Software di Atlassian. Al momento questi programmi a noi è sufficiente, diciamo, con una replica oraria ad ogni ora e non necessitiamo di investire attualmente su una banda superiore per fare anche delle repliche, diciamo, più continuative. Per il momento non è richiesto, però non è un limite tecnologico, ma è una scelta, diciamo, aziendale. Ecco. D'accordo, grazie mille. Ci chiedono anche, sempre per te Luciano, come mai avete pensato a una piattaforma iperconvergente? Appunto per i motivi come menzionavo prima. Allora, sulla l'infrastruttura legacy, quella standard, non ci garantiva, perché nel corso del tempo di questi anni abbiamo comunque riscontrato queste difficoltà, non ci garantiva una scalabilità immediata come potevi fare con Nutanix, nel senso che noi siamo passati da un'azienda singola ad acquisizione di altre aziende. Ogni volta dovevamo espandere il cassetto della SAN, aumentare un nuovo nodo, pensare a uno switch nuovo, eccetera, eccetera. Con Nutanix, con una soluzione, diciamo, iperconvergente, questo non accade, perché se io al momento decidessi di acquisire una nuova azienda, ho bisogno di più spazio disco, compro un nodo Nutanix con pochissima CPU ma tanto spazio disco e io ho risolto il problema, ma non vado ad intaccare nessuna infrastruttura. Quindi, diciamo, soprattutto per un discorso, prima di tutto, di scalabilità, secondo per un discorso di gestione. Noi siamo passati con le stesse tre persone da avere 150 dipendenti, diciamo 200 PC, ad avere 750 dipendenti più di 1000 PC, ma le persone non sono aumentate in maniera proporzionale, quindi eravamo arrivati a un punto in cui o assumevamo più persone, la direzione decideva di assumere più persone tecniche, specializzate, con difficoltà anche che c'è nel reperire questo tipo di figura, oppure andare a trovare una soluzione che ci mettesse, diciamo, che ci proponesse una dashboard di gestione semplificata, dove, diciamo, il lavoro, mentre prima gestione server e supporto agli utenti era 80 server, 20 supporto, perché
non potevamo fare altrimenti, in quanto i server normali avevano necessità di manutenzione continua, aggiorna BIOS, eccetera, eccetera. Siamo passati a una soluzione in cui si sono capovolte le percentuali da un 20% di gestione dei server a un 80% di supporto alle persone. E quindi questa è stata ritenuta una cosa, dare supporto ai colleghi, spiegare loro come utilizzare gli strumenti, permettere di lavorare senza pause, è senza dubbio vantaggiosa. Oltre a questo, calcolando che noi gestiamo dall'America, diciamo da Filadelfia a Seattle, alla Cina, al Brasile, con problemi di fuso orario, non potevamo permetterci di avere dei fermi macchina, dei fermi server, diciamo a mezzanotte, vuol dire bloccare 150 persone in America, non ce lo potevamo permettere. Quindi abbiamo scelto questa soluzione un po' innovativa come Custom d'altronde. Grazie mille. Un partecipante ci chiede: è supportato il cambio dell'hypervisor in place da VMware ad AHV? Girerei questa domanda a Samuele. Questa è una delle tematiche che spesso ci viene chiesta. Sì, è assolutamente supportato il cambio in place dell'hypervisor. Ovviamente è un'attività che in qualche modo va studiata, soprattutto in funzione da dove si parte, quindi ci sono dei requisiti. Ovviamente l'attività è anche bidirezionale, quindi si può eventualmente tornare indietro. È un'attività comunque che prevede un'analisi automatica del sistema e una volta iniziata chiaramente c'è uno stato di progressione che porta chiaramente all'evoluzione del sistema. Aggiungo un tema, in realtà quello della conversione in place è una possibilità, in realtà è anche supportato il cross hypervisor DR, quindi in presenza di un secondo cluster è possibile replicare le macchine da un hypervisor come quello di VMware, vSphere, verso il nostro hypervisor. Chiaro, grazie mille. Un altro partecipante ci chiede, rispetto a Frame, in termini di sicurezza e/o integrità utenti, devo avere un AD con dominio federato nei vari cloud provider? Farei rispondere Adriano. Sì, diciamo che è necessario avere un domain controller, non è mandatorio, ovviamente però le configurazioni più complete si riescono a fare tramite il domain controller ed è certificato anche comunque Azure AD nel caso, quindi ci sono molteplici modalità per riuscire a gestire questa necessità. D'accordo, grazie mille. Io non vedo arrivare altre domande, per cui vi ricordo che il webinar di oggi è stato registrato e vi verrà appunto inviato il link in una mail successiva. Ringrazio tutti i relatori per il tempo che ci hanno dedicato e tutti voi per l'attenzione. Grazie mille e buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie, buona Grazie mille, giornata. buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata a tutti.